Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La compagna lo ricorda sui social. Vorrei anch'io morire così, nel momento più felice della vita. Pietro Taricone, attore e personaggio televisivo, è scomparso prematuramente nel 2010, a causa di un incidente mentre praticava paracadutismo, sua grande passione. Avrebbe compiuto 47 anni il 4 febbraio, Pietro Taricone, impossibile dimenticarsi di lui. Tutti abbiamo conosciuto Pietro grazie alla sua partecipazione nel 2000 come concorrente della prima edizione del Grande Fratello, dove si classificò al terzo posto. E celebre è stata la sua relazione con la bagnina Cristina Plevani, arrivata prima nel reality. Numerose furono poi le sue attività nel mondo del cinema e della televisione, come attore e come ospite anche di una serie di programmi TV dove registrò ascolti altissimi. Pietro Taricone era un grande appassionato di paracadutismo, aveva centinaia di lanci alle spalle. Ma la mattina del 28 giugno 2010, durante un volo, l'attore non riuscì ad aprire in tempo il paracadute prima di toccare terra. Gravemente ferito e in condizioni critiche, venne ricoverato presso l'ospedale di Santa Maria di Terni, dove appunto si era recato per lanciarsi con il paracadute in compagnia della compagna Kasia Smutniak e della piccola figlia Sofia. Un arresto cardiaco, causato da fratture multiple, da un'aritmia e da un'emorragia interna, portò a un intervento che durò 9 ore, ma che comunque non riuscì a salvargli la vita. Pietro Taricone morì qualche ora dopo, all'età di 35 anni. Numerose indagini vennero condotte circa la causa della non apertura del paracadute. Dopo l'ipotesi di attrezzature guaste, venne confermato che la morte fu invece causata da un errore umano. Pietro Taricone si era lanciato da un'altezza di 2000 metri, aprendo il paracadute a 1200 metri. La fase della frenata, però, che precede l'arrivo a terra, era avvenuta troppo in basso, a 20 metri dall'altezza, causando così una caduta estremamente violenta e che si rivelò poi fatale. L'affascinante attrice polacca Kasia Smutniak, sua compagna, lo ricorda sui social, spiegando: «Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch'io morire così, nel momento più felice della vita». Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.